Grazie, benvenuti. Questa è una delle prime tavole rotonde organizzata dal Festival della Statistica che Istat tiene quest'anno ancora una volta a Treviso, la sesta edizione di questa iniziativa. Parliamo della nuova scuola dopo la pandemia e lo facciamo con quattro ospiti molto importanti. Franco Lorenzoni, che è il maestro elementare che nel 1980 ha fondato ad Amelia la Casa Laboratorio di Cenci, un centro sperimentale di sperimentazione educativa, con Eliana Laferrara, economista dell'Università Bocconi, dove ricopre anche il ruolo di direttore scientifico del laboratorio per i programmi efficaci contro la povertà, con Andrea Gavosto, economista, direttore della Fondazione Agnelli, che ha lanciato anche sotto la sua guida un programma di ricerca sul tema dell'educazione con l'editore La Terza, e Carla Rampichini, che è ordinario di statistica all'Università di Firenze, che da oltre 10 anni dirige un progetto per le lauree scientifiche dedicato alla formazione degli insegnanti nelle materie statistiche e di data science e di data analysis. Parliamo di scuola nella settimana che ha visto la riapertura dell'anno scolastico. La scuola è diventata un tema centrale dopo questa esperienza drammatica della pandemia, ma lo è divenuto, diciamo, in maniera un po', dal mio punto di vista, un pochino, come dire, superficiale, come si riapre un'infrastruttura che aveva molti problemi, con quali banchi, con quale distanza, che logistica dobbiamo adottare per tenere in sicurezza i ragazzi. Si sono affrontate tutte queste questioni emergenziali e secondo me non si è affrontato, forse anche per questa vicenda insomma emergenziale, non si sono ricordati i temi di fondo che un po' segnano il ritardo strutturale del nostro sistema educativo. Sappiamo che abbiamo purtroppo un ritardo forte in termini di capacità di formare, abbiamo un capitale umano, per usare una espressione che usano sempre più frequentemente i banchieri centrali per parlare di un asset fondamentale per un paese, cioè quello della formazione, che è molto in ritardo. Abbiamo dei livelli di scolarizzazione arretrati rispetto ai principali paesi europei e abbiamo anche problemi di abbandono, di povertà educativa e via elencando. Una delle vittime più illustri del coronavirus per quello che riguarda la scuola è stato quest'anno la perdita della Test Invalsi 2020. Siccome siamo in ambito statistico, cioè un contesto in cui si cercano di misurare innanzitutto i fenomeni di cui si parla, di dare una loro lettura quantitativa e qualitativa, io aprirei questo conto con Gavosto per chiedere intanto quanto ha pesato la perdita dell'Invalsi 2020 e che cosa ha più funzionato e cosa ha meno funzionato in questa esperienza di gestione emergenziale con la didattica a distanza e con le organizzazioni che si sono messe in campo soprattutto nei mesi del lockdown e a seguire. Eccomi, sì, grazie. No, il punto è centrale. Il costo, diciamo, del non sapere, a mio avviso, è molto alto. Si è molto discusso appunto delle conseguenze economiche del Covid-19 in termini di appunto perdita di valore aggiunto industriale, eccetera. Però sicuramente nel dibattito non è comparso, a mio avviso, a sufficienza il tema di qual è stato il costo, e temo sia stato un costo enorme, della perdita appunto di capitale umano legata al fatto che le scuole italiane sono state chiuse di fatto per gran parte del paese dal 5 marzo fino al 14 settembre, neanche in tutti i casi. 14 settembre, come sappiamo, è stata la data di riapertura. Quindi un periodo più lungo in Europa, tra l'altro. È difficile misurare cosa è successo perché appunto ci mancano gli strumenti di misurazione. Quella che siamo al Festival di Statistica, appunto viene comunemente nota come learning loss o perdita di apprendimenti, in Italia oggi non sappiamo quanto sia stata appunto la perdita di apprendimenti legata alla chiusura delle scuole per il Covid. Il Ministero aveva avviato dei monitoraggi
per capire, diciamo, quanta, per esempio, didattica a distanza è stata fatta, che è un fattore chiaramente mitigante della learning loss, però poi, diciamo, questi dati non sono mai stati resi pubblici, quindi oggi sappiamo pochissimo del costo in termini di mancata scuola, mancate conoscenze e competenze da parte dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Ed è un problema perché da studi relativi agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna sappiamo che l'ordine di grandezza può essere veramente molto alto. Si parla di forchette che vanno dal 35 al 50% di perdita di apprendimenti rispetto all'anno precedente, cioè misurando i ragazzi, diciamo, sostanzialmente a questo punto dell'anno rispetto a quello che avrebbero fatto se avessero goduto di una scuola completa. Appunto, sappiamo che in matematica in altri paesi i ragazzi ne sanno di meno per il 50% e nella comprensione dei testi del 35%. Quindi in Italia non lo sappiamo perché si è approfittato, diciamo, ovviamente del disagio legato al Covid per eliminare per quest'anno i test invalsi, che sono, come noto, una misura non particolarmente gradita alle scuole. Secondo me è un errore perché oggi sarebbe veramente importante che il sistema conoscesse, diciamo, da che punto riparte, cioè quanto i ragazzi sanno di meno. Anche perché è l'unica metrica che abbiamo, diciamo, senza neanche un metro è difficile misurare qualcosa. Correttamente, purtroppo è l'unica metrica che abbiamo. Ovviamente, qui, diciamo, senza entrare nei dettagli, bisogna tener conto di effetti corti, eccetera, quindi non è così facile, però rischiamo, diciamo, di non sapere nulla fino al prossimo maggio, nonostante questo fosse probabilmente il momento giusto per tentare perlomeno di misurare con test standardizzati a livello nazionale. Quello che ci possiamo augurare è che i singoli docenti, le singole scuole, almeno cerchino di, attraverso le prove parallele e altre misure, di capire qual è il punto di partenza. Questo è importante perché, per darvi un'idea dei numeri, noi abbiamo tentato come Fondazione Agnelli di fare una misurazione, ovviamente non potendo avvalersi delle prove invalse, ma, diciamo, con la tecnica della Banca Mondiale sul capitale umano, e arriviamo a una perdita complessiva sull'arco, ovviamente, dei prossimi 40 anni che sfiora 10 punti di PIL. Quindi veramente il Covid può aver avuto un impatto sul capitale umano, sulle generazioni, importantissimo, e queste generazioni rischiano di portarsi le ferite di questo periodo per molti, molti decenni. Dottor Gavosto, io ho visto un dato che, mi dica lei se è corretto, circa 1 milione di ragazzi non hanno potuto fare didattica a distanza in quei mesi terribili perché non avevano l'attrezzatura. Non so se è corretto o meno. Appunto, probabilmente superiore in realtà, perché questo è il numero, capito, che ha dato la ministra Azzolina alle Camere sulla base del famoso monitoraggio mai pubblicato, in cui sostanzialmente diceva che di fatto il 20% delle scuole, quindi degli studenti, non avevano attivato nella fase iniziale nessuna forma di didattica a distanza. In realtà probabilmente il numero è una sottostima, perché sappiamo benissimo che, per come è stato fatto il calcolo, il restante 80%, cioè quello che ha attivato la didattica a distanza, bastava che nella scuola fosse stata attivata una didattica a distanza in qualunque classe, però, come potete capire, ci sono stati molte classi e molti docenti che non hanno, che in realtà nella fase iniziale non hanno attivato didattica a distanza. Quindi probabilmente io stimerei personalmente qualcosa più fra il 30 e il 40% degli 8 milioni e mezzo, quindi arriviamo a cifre molto, molto impressionanti. Va detto, che va riconosciuto, che molti docenti, sappiamo che l'80% dei docenti che hanno attivato la didattica a distanza non avevano nessuna precedente esperienza di preparazione, di uso dell'insegnamento online, che è una cosa un po' diversa dalla didattica a distanza. Però quindi è stato uno sforzo veramente estremamente generoso da parte dei docenti. Quello che manca, ed è un tema che credo dibatteremo anche quest'oggi, è trasformare il fatto di collegarsi in una forma di didattica che sia online, che sia veramente efficace, perché oggi cosa è successo? Sostanzialmente che
che i docenti hanno fatto accesso alle piattaforme online, ma poi hanno fatto la tipica lezione frontale tradizionale, che non è, lo sappiamo, il modo migliore di mantenere il contatto con gli studenti quando si fa un insegnamento online. E quindi su questo chiaramente è venuto fuori uno dei nodi storici del nostro sistema scolastico, cioè la mancanza di formazione, soprattutto sul fronte dei dati. Ora ne parleremo con i nostri altri interlocutori. Eliana La Ferrara, dicevamo prima, economista dell'Università Bocconi di Milano, in questa esperienza ha gestito una iniziativa interessante di comunità, un tutoraggio che si è mobilitato per supportare, dare un aiuto a studenti medi che appunto improvvisamente si sono trovati a dover fare questo tentativo di didattica a distanza mai sperimentato prima. Ci racconta com'è andata e che cosa abbiamo imparato da questa esperienza? Molto volentieri, grazie. Beh, anzitutto, diciamo, l'iniziativa è partita da la constatazione che il passaggio alla didattica a distanza avrebbe comportato forti disuguaglianze tra studenti che avevano un contesto socio-familiare in grado anche di supportare questo tipo di lavoro a casa e studenti che non lo avevano. E quindi per evitare di allargare questa forbice che già c'è in partenza, abbiamo pensato di proporre a un'altra fascia di studenti che anche era stata scioccata dal lockdown, cioè gli studenti universitari, fare da tutor, da supervisori per 3 ore alla settimana di ragazzi delle scuole medie. Quindi abbiamo reclutato universitari dalle università Bicocca statale e Bocconi, e insieme alla mia collega di Harvard, Michela Carlana, abbiamo proposto di mettere in piedi un progetto molto veloce formativo per questi tutor, e in questo ci hanno aiutato Andrea Mangiatori e Giulia Pastori dell'Università Bicocca, che si occupano appunto di formazione, e quindi i volontari potevano acquisire le basi proprio per interfacciarsi studenti delle scuole medie e avevano anche un supporto durante la durata del progetto. Quanti erano questi tutor? Quanti erano? Allora, i volontari, abbiamo ricevuto moltissime adesioni, alla fine nel progetto sono entrati 520 volontari, ciascuno ha lavorato con uno studente delle scuole medie, quindi questi studenti sono stati reclutati da tutte le scuole italiane, perché abbiamo cercato di coinvolgere i presidi aprendo l'offerta. Devo constatare che le maggiori adesioni sono venute da scuole del nord Italia, qualcuna del centro, molto poche nel sud. E anche qua ci leghiamo al fatto che alcuni presidi ci hanno proprio detto: siamo talmente indietro anche con la base della didattica a distanza che pensare di offrire questo servizio in più non sarebbe gestibile. Però dove è stato offerto? Quello che è successo è che per circa 6 settimane questi tutor e questi ragazzi si sono incontrati, quindi 3 ore, 3 sessioni, per fare i compiti assieme, e gli effetti sono stati veramente spettacolari dal nostro punto di vista, perché è bastato avere qualcuno che tenesse i ragazzi agganciati per vedere non solo miglioramenti nelle capacità di apprendimento e nella performance, e qua confesso che per poterli misurare noi quello che abbiamo fatto è stato creare un mini test in Valsi, partendo da domande di anni precedenti, sviluppandole delle nuove, e volevamo capire se rispetto a dei ragazzi che avevano richiesto il tutor ma non lo avevano avuto perché non avevamo abbastanza risorse, quindi c'è stata una specie di lotteria per assegnarlo in maniera equa, rispetto a quel gruppo che in partenza era molto simile ma ha lavorato da solo in quelle settimane, ci fossero stati miglioramenti, e abbiamo notato miglioramenti nella performance in matematica, italiano, inglese, e anche gli insegnanti, perché gli insegnanti hanno poi compilato un questionario, hanno riscontrato hanno dato valutazioni significativamente migliori per i ragazzi.
Ma a fianco di questo aspetto di apprendimento, noi eravamo preoccupati anche del benessere psicologico dei ragazzi e quindi abbiamo misurato qua con una serie di domande tratte dalla letteratura psicologica inserite in un questionario, sia fattori come la depressione o la felicità, sia anche qualità del ragazzo nella perseveranza rispetto ai compiti difficili, nella autostima, nelle aspirazioni che aveva rispetto al continuare gli studi dopo le scuole medie. Quello che è successo è che sul fronte del benessere così psicologico i ragazzi col tutor erano decisamente più felici e sul fronte anche di quello che volevano fare dopo, abbiamo visto una riduzione di quelli che pensavano di andare a lavorare immediatamente alla conclusione del percorso e un maggiore interesse proprio. E alla fine l'idea è quello che possiamo portare a casa, siccome non sono sicura che queste modalità online fossero... insomma, immagino che continueranno sia per i meccanismi di turni che le scuole mettono in piedi, sia per eventuali futuri shock. Noi offriremo di nuovo il programma quest'anno, quindi stiamo per reclutare un altro gruppo di tutor, un altro gruppo di scuole, ma penso che a parte il fatto di valersi della generosità di chi lo fa come volontario, come hanno fatto questi studenti universitari, penso che anche per il sistema scuola ragionare su forme di sostegno che fatte online consentono di superare barriere geografiche, barriere di distanza anche socio-economica tra il ragazzo e chi gli sta intorno, sia una cosa che ormai dovremmo essere pronti a fare. Quindi molto mi interessante. Fa piacere raccontare questo che è stato un pilota. Perché anzitutto ha fatto vedere che in Italia c'è gente che si rimbocca le maniche e pur dovendo fare i propri esami all'università dà il suo tempo per i ragazzi interessante. Che stanno studiando e poi perché mi farebbe piacere che la scuola ci pensasse come qualcosa. Come modello, certo, questo è un pilot interessante, voglio poi sentire Franco Lorenzoni che ne pensa, soprattutto se, chissà se esperienze di questo tipo possono essere utili se messe in campo a livello nazionale a tamponare il rischio di abbandono, soprattutto quando si creano situazioni di difficoltà come questa, perché noi sappiamo che, stando i dati Istat, l'abbandono avviene prevalentemente nel passaggio dalla terza media alla prima superiore, eccetera. Ma prima sentiamo, tornando alla questione della formazione e della volontà e dell'approccio volontario a fare le cose che purtroppo ancora molto prevale nel nostro sistema educativo, a quello che fa invece la professoressa Carla Rampichini, ordinario di statistica, dicevo prima, all'Università di Firenze, da oltre 10 anni dirige questo progetto per le lauree scientifiche che è dedicato alla formazione di insegnanti nelle materie statistiche e dell'analisi dei dati. È un'esperienza di formazione che punta a preparare chi va a insegnare le materie più dure, quelle per cui da sempre, io da quando sono nato sento sempre che ci sono pochi insegnanti di matematica che non si riescono a coprire il fabbisogno delle cattedre di matematica, su questo difficile campo lei lavora da una decina d'anni, ci racconta la sua esperienza con qualche numero e anche la sua visione su quello che, oltre a questo tipo qui di alfabetizzazione, se aggiungiamo la necessità di mettere l'alfabetizzazione digitale a fare didattica a distanza, evitando di fare una cosa un po' così sperimentale, che è quella della lezione frontale, in che modo? Benissimo, grazie per avermi dato la parola, spero che mi sentiate. Perfettamente. Benissimo, grazie mille. Allora, sì, intanto due parole sul progetto Lauree Scientifiche, che non è un progetto esclusivamente di Firenze, ma è un progetto finanziato dal Ministero, in cui per la statistica perlomeno sono coinvolte 10 regioni, dal nord
al sud, e diciamo la statistica entra in questo progetto nel 2015 più o meno. Prima era proprio le scienze dure, c'erano solo matematica, fisica e chimica, e poi negli anni piano piano si sono inserite le altre discipline. È un progetto che riguarda non solo la formazione degli insegnanti, ma anche altre attività in generale di orientamento, supporto allo sviluppo delle lauree scientifiche, che avevano visto una grossa caduta, e quindi a invogliare gli studenti a proseguire i loro studi in una delle lauree scientifiche. Allora, qui a Firenze e in Toscana in particolare, noi abbiamo fatto molta attività già da 10 anni con le scuole, con gli insegnanti e con gli studenti. Ora vengo all'aspetto degli insegnanti in modo particolare, diciamo di cosa ci siamo resi conto. La statistica in teoria è compresa nella matematica, nella scuola superiore, e in diverso modo a seconda del tipo di scuola. Negli scientifici va avanti per 5 anni, in altre scuole un pochino meno, però in linea di principio dovrebbe essere insegnata in tutte le scuole superiori. Qual è il problema? Il problema è che gli insegnanti di matematica, avete fatto l'osservazione prima, che la scuola italiana purtroppo ha un reclutamento abbastanza macchinoso, per cui il corpo insegnante italiano non è giovanissimo, e in più gli insegnanti di matematica spesso non hanno una preparazione statistica per il corso di studi che fanno, quindi hanno una doppia difficoltà a insegnare statistica nella scuola: una che origina dalla loro preparazione e l'altra dal fatto che molto spesso devono insegnare talmente tante cose che la statistica la lasciano in fondo per vari motivi. Purtroppo questo è un vero peccato, perché la statistica... Ora siamo in un festival di statistica, io sono uno statistico, però devo dire che la statistica aiuta a capire quello che ci succede, anche per il Covid, anche per programmare interventi sia di salute pubblica e quant'altro, no? E quindi è utilissima per tutti i cittadini, per capire il mondo che li circonda. Quindi l'obiettivo per cui è anche stata... Per dare il giusto anche per dare il giusto peso alle informazioni, certo, o alle disinformazioni che ci circondano. Certo, per avere un giudizio consapevole sulle informazioni che ci vengono date. Insomma, sono tantissimi i motivi, non voglio perdere tempo, però è ovvio che è stata inserita nei programmi scolastici proprio per dare agli studenti, futuri cittadini, gli strumenti per capire quello che li circonda. Però se gli insegnanti non hanno gli strumenti per insegnare questa disciplina, ovviamente questo rimane nel programma una lettera morta. Allora, stante questo, noi anche su sollecitazione degli insegnanti con cui già lavoravamo da anni, perché abbiamo fatto seminari nelle scuole per i loro studenti eccetera, hanno manifestato questa esigenza di imparare un po' di statistica, ma anche di imparare come insegnare la statistica. E quindi abbiamo questo programma, anche il nostro, totalmente volontario, dove noi docenti, da una parte, non sono io sola, siamo un gruppo di una decina di docenti dell'Ateneo di Firenze, da una parte, e gli insegnanti che vengono a seguire questi seminari, corsi, dall'altra, tutto a titolo gratuito, abbiamo messo a punto questo programma che ha l'obiettivo, diciamo, di insegnare agli insegnanti a insegnare la statistica. Quindi non solo una... approfondimento della probabilità, della statistica per dotarli, ma anche proprio capire come si possono coinvolgere gli studenti. E l'altra cosa carina è che la statistica ha questa natura interdisciplinare, per cui molti dei progetti che abbiamo sviluppato con loro riguardano lavori di tipo la statistica e la storia, la statistica e la geografia, e tant'è vero che i nostri programmi sono fatti anche in collaborazione con i colleghi dell'Istat di Firenze, della Toscana, che aiutano anche i docenti a reperire i dati e a valersi delle fonti statistiche istituzionali, ufficiali, dei dati ufficiali, per capire la propria regione, tante cose come funzionano. E quindi abbiamo fatto laboratori, mini sondaggi, mini analisi dei dati eccetera, con un grosso riscontro da parte degli insegnanti. Ora, i primi anni che li facevamo, devo dire, avevamo classi anche di 100 insegnanti, poi piano piano negli anni, proprio perché la nostra cosa è ristretta alla Toscana, abbiamo avuto numeri più piccoli. L'ultima edizione l'abbiamo fatta lo scorso anno, c'erano 15-16 insegnanti, però voi dovete pensare che questi insegnanti che vengono poi fanno da traino con i colleghi,
e invitano per esempio i colleghi a partecipare ad altre iniziative, le Olimpiadi della Statistica e altre cose del genere. Quindi c'è un sassolino buttato nel mare che amplifica il suo effetto. Purtroppo quest'anno non abbiamo tenuto il corso che avevamo programmato a causa del Covid e non ce l'abbiamo fatta a fare la cosa online, un po' perché eravamo affogati noi, che abbiamo dovuto fare le nostre lezioni online, ma anche gli insegnanti ci hanno detto che dovevano partecipare, ci hanno detto guardate, quest'anno non ci si fa. Quindi ci siamo fermati lì. Ecco. Quindi che dire, per noi è stata un'esperienza molto positiva e spero anche per gli insegnanti e tra l'altro speriamo di poterla riproporre, però pensate che questi insegnanti per fare il nostro corso, dice chiamiamolo corso, seminari, incontri, sacrificano per 2 mesi una volta alla settimana un pomeriggio intero più il lavoro che gli chiediamo di fare a casa per preparare il materiale che poi discutono con noi e abbiamo tentato più volte con l'ufficio regionale scolastico di capire se in qualche modo questa attività gli poteva essere riconosciuta ma non gli viene neanche un granché riconosciuta. Quindi diciamo che di nuovo c'è il volontariato nostro e loro e soprattutto a noi piacerebbe che gli insegnanti vedessero riconosciuto il loro impegno nel prepararsi meglio per dare qualche cosa di più ai loro studenti. Magari mi fermo perché ho parlato tanto. No, ma questo è interessante e si aggancia esattamente alla questione che volevo porre a Franco Lorenzoni, cioè io che non ne so nulla di questo mondo, trovo incredibile intanto che sia volontario un certo tipo di impegno che gli insegnanti assumono per formarsi meglio a insegnare le materie dure. Troverei più, come dire, normale in un paese come il nostro che venissero finanziate questo tipo di iniziative, cioè che ci fosse un budget annuo per ogni insegnante da utilizzare esattamente per imparare a insegnare, credo. Inoltre le chiedo anche, oltre a questa questione della formazione, che cosa ne pensa lei, Franco Lorenzoni, anche dell'esperienza che abbiamo sentito dell'Università di Milano. Molto interessante, l'unica cosa che devo dire peccato forse è che, come diceva la professoressa Laferrara, ha avuto una partecipazione più forte nel nord, dalle parti di Milano, ecco, in quelle parti lì diciamo che l'indice di povertà educativa che misura l'Istat è messo un po' meglio rispetto ad altre aree. Che ne dice? Allora, innanzitutto io credo che bisogna proprio dire che è uno scandalo, che è gravissimo, cioè noi non abbiamo più questo, cioè gli insegnanti che si formano spesso pagano loro, cioè, certo. Gli insegnanti diciamo che stanno tenendo sulla scuola, che sono tanti, insomma c'è un numero considerevole di insegnanti con grande responsabilità, fanno sulle loro spalle la formazione. E questo mi piace tantissimo, è molto importante questa esperienza di Firenze, perché tutte le volte che la scuola e l'università sono in connessione e in ricerca, si arricchisce sia l'università che la scuola. È gravissimo che questo non sia valutato, no? Quando si progetta la formazione. E purtroppo sempre al Ministero sembra sempre che bisogna ricominciare tutto da capo. E questo è veramente disarmante. L'altra, mi è piaciuto tantissimo l'intervento di Eliana Laferrara, perché mi sembra interessante che degli universitari siano in contatto con degli studenti delle medie, dico una cosa un po' esagerata, ma perché spesso gli studenti delle medie non sanno che esiste l'università, non sanno che esiste. Nel nostro paese l'università non è presente nell'immaginario dei ragazzi. E questo è terribile, siamo al penultimo posto come numero dei laureati. E questo è un motivo perché, giuro, ci sono posti in Italia dove non si sa che c'è l'università, cioè non è una cosa, nell'immaginario dei ragazzi non c'è. E quindi l'idea del tutoraggio diretto, ed era molto bella questa cosa, diciamo, nel sentirsi con un tutor c'era maggiore motivazione, maggiore felicità, maggiore uscita dall'isolamento. Ecco, questo tutto ciò che connette, che collega, oggi può aiutare la scuola, il suo miglioramento.
Poi voglio fare una piccola parentesi. Quando ho ricevuto questo invito mi sono molto stupito, perché dall'Istat non mi sarei mai immaginato. Però dentro di me ero molto molto contento, perché come maestro elementare ho sempre fatto un sacco di statistica con i bambini, perché sono convinto che davvero la statistica è una lente per guardare il mondo eccezionale. Noi abbiamo passato un anno in terza elementare a rispondere a una domanda che ha fatto un bambino il primo giorno di scuola, che ha detto: ma perché le persone emigrano? E abbiamo provato a prendere questa domanda e a lavorarci appunto per mesi, e naturalmente la cosa che veramente più ha aiutato i bambini a capire era la differenza di reddito tra il nord e il sud del Mediterraneo, e anche la differenza di età media della popolazione. Una bambina ha sintetizzato tutto ciò dicendo: ma se al nord ci sono vecchi e ricchi e al sud giovani e poveri, puntini puntini, cioè è chiaro quello che succederà. Cioè, diciamo, allora fare questo, noi poi l'abbiamo fatto con un plastico di legno, mostrando in altezza il reddito, perché ovviamente con i bambini è importante visualizzare anche, no? queste conoscenze statistiche. Però io penso che veramente la mancanza di statistiche, di conoscenza statistica, è anche un vulnus della democrazia, perché noi sappiamo che, siccome la democrazia votano tutti, e avendo una popolazione molto poco alfabetizzata anche sulla statistica, quindi nel capire i numeri, quindi capire anche un po' meglio come la realtà, uno può essere, diciamo, trasportato da qualsiasi, non voglio dire parolacce, ma insomma, cose che circolano, insomma, no? E questo è ovviamente un danno per tutti, no? Perché poi dopo tutti quanti subiamo queste scelte. Chiusa questa parentesi, un altro punto. Penso che la statistica diventa un eccezionale strumento di conoscenza quando riesce anche a costruire metafore, non so come dire, quando si salta dal numero alla possibilità di leggerlo, e noi abbiamo questo modo umano, diciamo, di leggere le cose con delle immagini, no? E questo è interessante, perché penso che i bambini da questo punto di vista sono molto sottili, insomma, nella loro capacità di leggere i grafici e imparare a farli, che naturalmente è bellissimo, ma anche poi dopo di dire che cosa vogliono dire. E vorrei ricordare, per concludere questa parentesi, che Lettera con una professoressa, la cosa più affascinante sono le ultime pagine di quel libro, perché sono tutti tabelle statistiche. E l'impatto violento che ebbe quel libro, io ero giovane quando lo lessi e stavo andando a scuola, fu proprio quello di accorgersi che se 9 figli di contadini su 10 vengono espulsi dalla scuola elementare e 5 figli di operai, cioè, è una statistica, ma è anche un pugno nello stomaco, no? Allora, questo è importante, questo aspetto. Allora, rispetto alla formazione, io penso che la formazione più efficace sia quella in cui gli insegnanti che ricercano e che meglio riescono a elaborare, diciamo, strade didattiche innovative, insegnano agli altri insegnanti. Cioè, diciamo, un processo in cui le scuole stesse diventano centri di ricerca, in cui magari, non proprio nella propria scuola, perché magari è più difficile, ma in reti di scuole, quando nelle reti di scuole degli insegnanti che hanno più esperienza, più capaci o più inventivi, possono condividere questi loro percorsi con altri insegnanti, questo è un grande arricchimento. E soprattutto c'è una credibilità, perché la pedagogia, la didattica è molto prassi, teoria, prassi, insomma, per forza di cose, perché è un mestieraccio quello dell'insegnante, insomma, è veramente un artigianato, uno deve continuamente mettere a punto le cose. Non è, cioè, uno ci può avere uno schema meraviglioso in testa, ma non funziona, e soprattutto bisogna sempre adattarlo. Allora, dobbiamo metterci nell'ottica che le scuole sono veramente un centro di ricerca. Allora, due cose. Uno, per esempio, perché solo nella scuola primaria ci sono 2 ore settimanali di programmazione e in tutto il resto delle scuole non c'è? Questo per contratto ci dovrebbe essere, perché non possono riunirsi gli insegnanti tra loro solo in consigli di classe che valutano i ragazzi. Non è possibile, cioè non si devono incontrare prima della valutazione per capire cosa, cioè per valutare loro stessi, cioè per dire cosa è efficace che io faccia con questo gruppo di ragazzi. Io naturalmente adesso in questo momento sto focalizzando sui gruppi più difficili, perché se riusciamo a risolvere quelli, poi impariamo a fare anche scuola con tutti gli altri, no? Allora, quando non si riesce a acchiappare una classe, diciamo, farla entrare in una logica di ricerca, è perché gli studenti hanno bisogno di supporto, di conforto, di confronto. Allora, tutto questo naturalmente dovrebbe essere nell'orario di servizio,
cioè noi dovremmo avere del tempo, penso per esempio alla nuova educazione civica, che avrebbe bisogno di moltissima statistica, per esempio. La nuova educazione civica, che è un po' un'assurdità, perché sono 33 ore l'anno, quindi è ridicolo, però se fatto in modo interdisciplinare ha senso, e può avere senso se gli insegnanti lavorano tra loro, cioè si confrontano. Questo è un punto, direi, che sarebbe importante sottolineare. L'altro è la formazione permanente. Cioè, si dice sempre, poi ogni tanto si dice, poi il sindacato torna indietro, poi, cioè, è o non è? Fa parte del nostro contratto di lavoro il fatto che io mi formo? Io penso di sì, che debba essere così per tutta la vita. Perché questo è il nostro mestiere. C'è un mestiere che da una parte c'è la didattica, da una parte c'è la ricerca. Cioè, qualsiasi bravo insegnante ricerca. Allora bisognerebbe trovare il modo di dare dignità a questa, cioè diciamo, non è possibile che sia solo sul volontariato, perché il volontariato è selettivo. Sì, certo. E poi soprattutto vale solo per gli informati. Io penso che il Sud, che non ha partecipato a quel progetto bellissimo, forse non era nemmeno tanto informato. Cioè, non so se mi spiego, sono sicuro che sono tante scuole del Sud che avrebbero... No, certo, questo è molto interessante e in effetti la questione, questo esperimento, questa iniziativa di comunità, io uso questa espressione perché mi pare di capire che qui nello Stato, nel mercato c'entrino, si è mobilitata una comunità di studenti, docenti che hanno aiutato i ragazzi delle medie ad affrontare la didattica a distanza. Andrea Gavosto, l'idea di mettere un po' più di, come dire, risorse e pagare un po' di più questa responsabilità della formazione degli insegnanti, come la vede? Diciamo che ha assolutamente ragione Franco Lorenzoni, diciamo l'obiettivo sarebbe quello di creare un insegnante che sia ricercatore e soprattutto sappia lavorare in team, perché noi siamo un po' prigionieri di questa vecchia retorica del grande maestro affabulatore che racconta. La scuola di oggi, lo sappiamo, è una scuola in cui si lavora in squadra, si programma, come giustamente diceva Franco, l'attività didattica in maniera interdisciplinare. Nella legge cosiddetta buona scuola, la formazione dei docenti era divenuta obbligatoria. Poi sostanzialmente, diciamo, il successivo contratto di lavoro ha un po' smontato questo meccanismo, quindi di fatto oggi la formazione in servizio torna a essere un'attività che viene svolta largamente su base dell'impegno del singolo docente, ed è un peccato. Diciamo che nel resto dei paesi avanzati ci sono due modelli: o è obbligatoria, come sarà pensato in Italia, ma evidentemente non ha funzionato dal punto di vista sindacale, oppure, come suggeriva Franco, si creano degli incentivi che a mio avviso però non dovrebbero essere tanto, perché sappiamo che nella scuola funzionano poco, incentivi di tipo monetario, cioè ti do un aumento di stipendio per dire se fai il corso di formazione in servizio. Dovrebbero essere, secondo me, più requisiti per avanzamenti di carriera, che è un'altra cosa che dovremmo costruire nella scuola. Oggi la scuola è l'unico comparto anche del settore pubblico dove non esiste carriera, uno entra, diciamo, di ruolo e a quel punto rimane di ruolo e ha solo degli scatti di stipendio legati all'anzianità. Questo è sbagliato, perché qualunque organizzazione chiaramente deve cercare di promuovere e premiare le persone che più si impegnano, più hanno competenze, più si formano, più fanno da fare, e il modo con cui normalmente questo viene fatto in un'organizzazione è attraverso sostanzialmente scatti di carriera, che questo manca. Quindi secondo me pensare seriamente, diciamo, a forme di spinta, anche spinta leggera se vogliamo, oppure spinta, diciamo, in termini di prospettive di carriera agli insegnanti perché svolgano attività di formazione, devo dire soprattutto formazione didattica, perché sappiamo che i nostri insegnanti, ce lo dicono i confronti internazionali come Talis, sono formati sulla disciplina, ma dove veramente mostrano dei ritardi o denunciano loro stessi dei ritardi, e il modo di fare didattica, quella è una tecnica. Cioè, da noi si fa scuola solo in un modo, prevalentemente.
ovviamente, che quello della lezione frontale, esistono almeno 7-8 altre strategie che qualunque insegnante dovrebbe normalmente padroneggiare e utilizzare di volta in volta. Se posso rubare ancora un minuto, devo dire che l'esperienza di comunità che ha raccontato Eliana adesso è, credo, molto importante, perché noi abbiamo fatto una cosa simile con Save the Children, anche se non abbiamo fatto la valutazione di impatto che ha fatto Eliana, per cercare appunto di recuperare la perdita di apprendimenti durante l'estate, si chiama arcipelago educativo, fra i bambini più e i ragazzini più disagiati. Devo dire che in quel caso il Sud ha risposto meglio, forse perché appunto l'impegno di Save the Children, la presenza è stato importante, però la cosa importante è che credo che la didattica a distanza, che è una cosa che, come dire, chiaramente non potrà mai sostituire la didattica in presenza, però permette una complementarietà, per esempio, nelle forme di sostegno individuale, ed è una cosa che secondo me dovrà rimanere domani nella scuola e a cui, per legarmi al discorso che abbiamo appena fatto, i docenti devono essere crescentemente preparati. Grazie, grazie. Io un'ultima domanda a Eliana La Ferrara e a Carla Rampichini, perché siamo in chiusura. Quanto è importante misurare dalla vostra esperienza quello che si fa, le iniziative che avete fatto voi a Milano, l'iniziativa di formazione per i docenti che si fa a Firenze? Quanto è importante misurare e produrre statistiche su quello che facciamo per capire se poi il capitale che lasciamo è nella giusta direzione? Prima la Ferrara, poi prego. Proprio il laboratorio che dirigo ha questa missione di far capire che la valutazione di impatto e la misurazione non è una punizione. Cioè, anche quando risulti che una parte dell'intervento non ha funzionato, questo ci consente di evitare in futuro di continuare a dedicare risorse in una direzione in cui non sono messe a frutto come potrebbero. Quindi queste misurazioni servono per variare poi la formulazione di ciò che noi offriamo. Adesso nella nuova versione, per esempio, vogliamo capire meglio se possiamo migliorare l'assegnazione di tutor al ragazzo sfruttando anche informazioni che ci diano gli insegnanti, perché noi, avendolo organizzato nell'arco di 3 settimane, chiaramente abbiamo fatto questa lotteria in cui poco si teneva conto di specificità della coppia o del paio, però tutto questo a volte è percepito come devono controllare se ho fatto abbastanza bene. E non è lo spirito, perché non è mai sul singolo che si va a misurare. Per avere generalizzabilità di quello che noi troviamo, si va su gruppi, su aggregati, e una volta capito cosa funziona e cosa no, si migliorano gli interventi futuri. Quindi è cruciale, e io spero molto che questa mentalità entri proprio in Italia, perché c'è questo falsa associazione della punizione con la valutazione, e non è lo spirito, secondo me. Sì, ovviamente mi associo in pieno a quello che ha detto ora, perché diciamo che valutare è il primo passo per migliorare. Purtroppo anche questa cancellazione dei test invalsi non ci aiuterà a migliorare quello che abbiamo offerto agli studenti, rimboccandosi le maniche con l'esperienza Covid. Ora, nella nostra esperienza specifica, noi abbiamo valutato semplicemente, non abbiamo fatto una valutazione di impatto. Voi, quello che ha consentito di fare la valutazione di impatto è proprio questa lotteria, per cui a volte le lotterie sono importanti per poter valutare. Poi, una volta fatta la lotteria, la volta dopo si tara meglio. Gli insegnanti che sono venuti da noi si sono autoselezionati, quindi chiaramente noi non possiamo fare valutazione di impatto, però abbiamo valutato attraverso un questionario e attraverso seminari con loro di confronto, e negli anni siamo cresciuti grazie agli insegnanti che ci hanno valutati. Quindi anche noi non l'abbiamo, la valutazione gliel'abbiamo fatta fare rispetto a quello che noi gli abbiamo dato, e questo ci serve a migliorare. Questo bisogna che tutti gli insegnanti lo capiscano. L'unico modo per migliorare il nostro lavoro è farci valutare dagli studenti, dalle istituzioni, da tutto. Se uno poi riesce a fare una valutazione di impatto come quella che avete fatto a Milano, e questo è importantissimo sugli interventi innovativi, ancora meglio, perché è una valutazione veramente oggettiva e che aiuta.
Grazie. Un'ultima domanda a Franco Lorenzoni e con questa chiudiamo. Quanto pesa il fatto che solamente l'1%, se ho letto un dato corretto, dei nostri insegnanti di ruolo ha non più di 30 anni rispetto a tutte le cose che ci siamo detti? Cioè quanto pesa il fatto che il nostro corpo docente è abbastanza avanti con gli anni? Pesa tantissimo, cioè nel senso che, allora, c'è una speranza che siccome fra 10 anni, in 10 anni cambieranno il 50% degli insegnanti, 10-15 anni, forse se investissimo veramente bene sulla formazione iniziale e soprattutto sul tirocinio iniziale, che è fondamentale, cioè su un modello in cui lo studente studia e anche sperimenta nelle classi, che potrebbe essere una grande laboratorio e palestra di didattica, come diceva prima Andrea Gavosto, la grande carenza è sulla didattica, no? Diciamo nella formazione degli insegnanti. Pesa perché naturalmente è squilibrato, cioè non è giusto che i bambini anche della scuola dell'infanzia stiano con cinquantenni, sessantenni solo, cioè benissimo, non c'ho, anzi spesso gli insegnanti più anziani hanno esperienza, anche capacità e qualità umane straordinarie, però io credo che come al solito più diversità ci sono e meglio è. Insomma, c'è un insegnante giovane, uno più anziano, eccetera. Volevo solo un piccolissimo accenno su una modalità che secondo me è efficacissima, il visiting. Gli insegnanti che vanno in una classe in un giorno e partecipano a come un insegnante ha organizzato la giornata di lavoro. Questo ovviamente nelle elementari è più chiara la cosa, ma si può fare alle medie sicuramente e forse anche alle superiori. Cioè l'idea che tu stai dentro a questo particolarissimo laboratorio che è la didattica, che è una cosa viva, e da dentro cerchi di capire perché certe cose funzionano. Questo aiuta chi va e anche molto l'insegnante che riceve, perché dovendo mostrare a qualcuno le cose che fa, capisce meglio, cioè perché chiaramente è un modo di ritornare su quello che sta facendo. Ecco, io credo tantissimo all'autoformazione, bisogna incentivarla in tutti i modi possibili. Grazie a Franco Lorenzoni, io ringrazio tutti, chiudo con una battuta che spero sia di buon auspicio, tra un po' gli insegnanti del baby boomers andranno, esatto, in pensione, quindi noi. Ci sarà un forte vuoto da riempire e forse questo è il momento giusto, mettiamo insieme questo passaggio demografico con la crisi che arriva, se si riesce a dare far fare un salto di qualità al nostro sistema di educazione e di formazione. Io ringrazio tutti e alla prossima occasione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. E buona grazie, volta. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Siamo stati un esempio. Grazie. Alla prossima. Grazie, a domani. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a tutti. A tutti, grazie.